Sono passati tantissimi giorni dal momento in cui questa avventura è iniziata. Sono passati dei mesi, ormai, da quando Unima è diventata la nostra regione preferita in cui vorremmo vivere, ma in cui non possiamo assolutamente, perché in realtà non esiste. Ho questi occhiali per il semplice motivo che un ragazzo al Games Week mi ha chiesto di metterli perché me li ha regalati nell'episodio 26. Voi direte, a me non me ne frega un cazzo, però adesso una persona è felice. Bella ragazzi e bentornati qui sul mio secondo canale, bentornati in questa magica avventura di Unima, ma soprattutto Unima che ha ormai riempito al meglio le nostre vite. Oggi siamo tornati, 26esimo episodio. Prima di iniziare ovviamente vi chiedo un like, altrimenti qui ho un'arma bianca che potrebbe finire nel vostro corpo. Lasciatemi anche un commento in cui mi dite, ho questa domanda da farvi. Se dovessero esistere delle carte collezionabili di queste serie Pokémon, quindi prendo in considerazione anche Platino, ok? Quindi Platino, Bianco. Quali carte non dovrebbero assolutamente mancare? La carta di Gennaro? La carta Mottorno? Non lo so, scrivetemene una nei commenti e vediamo qual è la migliore. Detto questo, vi chiedo di arrivare a 10 milioni di like per salvare i bambini in Africa. Non è vero, non succede, non si salva, cioè muoiono uguali. Oggi appuntamento in realtà particolare. Uno, perché non c'ho voce, perché vengo dal Games Week e ho urlato 4 giorni, 3 in realtà. Due, perché guardate dove siamo, dove tutto è iniziato. Guarda che bei ricordi. Sembra ieri che siamo arrivati qui. Sembra ieri che ci siamo stupiti della Nintendo Wii. No, che è la Switch. No, è una Wii che rimane in piedi. Sembra ieri che siamo impazziti dietro questo meraviglioso 3D. Mamma, come stai? Che mi dici? Mamma, non mi vedi da anni. Cioè, questa non mi vede da anni. L'unica cosa che mi chiede è come sta la tua squadra. Mamma, se passa. Allora, perché siamo arrivati qui? Perché siamo qui? Perché ho imparato una parola. Backtracking. Non l'ho letta. Che cos'è il backtracking? Boh. Però un tizio mi ha detto. Ah, innanzitutto mi dovete scusare, sono stato un allenatore pessimo. Perché in questi giorni non ho letto nessun commento perché appunto c'è stata la Games Week di mezzo, è stato un po' complicato vivere. Un tizio me fa: Dreddone, per evitare di perderti delle cose, cosa che sicuramente comunque andremo a fare, fatti un bel backtracking, nel senso, rifatti tutto il percorso, vedi dove puoi andare, dove non puoi andare, dove preferisci, così almeno c'hai un'idea generica di tutto quello che puoi fare. E in realtà ha ragione il ragazzo. L'idea non è brutta, secondo me. Infatti oggi penso di fare questo e nei prossimi episodi mi avete scritto un sacco di roba che manca da fare e la faremo. L'obiettivo di oggi, se per voi va bene, è trovare i saggi rimanenti. Da quello che ho capito, i saggi si trovano nei punti in cui abbiamo combattuto contro il Team Plasma, ok? Quindi probabilmente uno dei primi punti in cui andremo sarà a questo punto, uno dei luoghi simbolo di questa serie, l'antro desiderale dei sogni astratti, che va a sta ricordando sta. Quindi in realtà oggi famo i turisti per vedere se ci sono dei percorsi che abbiamo perso. Poi mi avete scritto una quantità di roba da fare, ragazzi, che non c'è, non ha senso. Tipo, qua forza l'avevamo utilizzato. Ok, a posto. Guardate tutti questi allenatori scarsi di merda, coglioni. Inoltre, vi ricordo che io voglio fare anche un. Tipo, non c'ho Patrat. Grande Patrat, santo cielo, il campione, il numero uno. Io vi ripeto che voglio farmi anche un episodio invernale. Ma qua già c'ero stato, vabbè. Sicuramente al 100% perdo delle cose. Oh, cantiere desiderale dei sogni astrutti. Madonna, raga, c'ho un mal di testa che metà basta, vi giuro. Per riprendermi da Games Week mi serve un mese. Ci rivedremo nel 2023. Allora, raga, questo è fondamentale perché se. Tanto mi dà tanto. Ercono si è dato, sì. Ercono si è dato. Sì, Ercono. Oddio, sì, se scende sotto. Beh, sicuro al 100% qua c'è un vecchio saggio. Saggio, saggio. Pazzesca comunque questa roba che ci sono sempre zone nuove, anche se hai finito il gioco. Oddio, quella è una piantagione di marijuana. Che fanno? Qua devo fare botte, sicuro. Fa una botta subito. Oltre i gloriosi. Ma so una cifra, aspetta un attimo, so un bordello. Aspetta, fermo. Ma c'ha paura, signora? Ma che fa? Vorrei scoprire i meccanismi segreti dei poteri psichici. Ma perché scappava dalla lotta? Perché una via della mignotte. Oddio, Poliwhirl. Che figata, qua ci stanno dei Pokémon strani. Lui cos'è? Solo acqua, immagino. Allora, prenditi questo psichico, imbecille. Ricordo che non sto usando il Masseo perché, no, idropompa. Maledizione. Quindi se lo catturavo lo chiamavo la mia ex. Vabbè, lasciamo stare, ragazzi. No, che ho... Non ho visto. Vedi, qua andava Iale. Lo massacriamo lo stesso, il coglione. A posto. Mi cambi perché sei matto, mandi il Masseo. Che con facilità disintegra questo, boh, intestino crasso. Non vorrei fare del body shaming dicendo che è crasso. Mi spiegate perché scappava la signora? C'ha paura? Puzzo. Puzzo de cazzo? Dimmi un po'. Ma scappano tutti. Ah, coglione. Beh. Sì, ma che è sta roba? Ma che Pokémon sono? Ma dove li ha trovati? Ma sono fake. Non sono originali questi. L'hanno fatti da qualche altra parte. Sono i Boremon. Reuniclus. Boh, sì, ma che ne so? Ma che è? Che co... Frate, ma... Frate, è orribile.
Yale non può curarsi. Ma che mossa è? Vabbè, via dal cazzo. Guarda quanti so. Guarda, se velocizzi è pazzesco, sì. Una maratona. Dovrebbero essere finiti. Mi sono andato a curare Pokémon. Almeno mo saliamo su, vediamo che c'è. Sicuramente c'è un saggio qui, 100%. Eccolo lì. Chi sei? Bargezu? Ma chi è Bargezu secondo voi? Boh, allora, revitalizzante. Ok, quindi qui sto dietro a dove stavo prima, certo. Infatti se, mo se il saggio mi perdona un attimo. Allora, non capisco bene la geografia di dove io mi trovi. Ah, ok, ho capito invece. Aspetta che faccio... E dai, frate madonna, te spacco la faccia. Aspetta che qua è fondamentale. Ok, finalmente. Dal primo... Okay, dal terzo episodio che c'era sta cosa da fare. Allora, andiamo a parlare con il saggio, che tanto adesso arriverà bell'occhio. Oh, che fai, Azepazzo? Buh! Vabbè. Celio. Oddio, Monte Celio. Ti ho colto di sorpresa? No, t'ho visto. Sei l'allenatore che ha distrutto il nostro palazzo, so io. In quell'occasione sono stato io a sorprendermi, GG. Il fattore sorpresa provoca turbamento nel cuore dei Pokémon. Apre una breccia che rende impossibile utilizzare la propria forza. Mi stai super cazzolando. Ho skippato una parte, facendo sorgere il nostro castello e apparire un Pokémon leggendario. Boh, non ho letto la parte prima, quindi è inutile. E attraverso la breccia aperta dalla sorpresa abbiamo conquistato l'animo della gente, instillando ammirazione per noi. Ma che cosa sta dicendo? Si è drogato? Vedendo la forza d'animo tua e dei capi palestra, mi chiedo fino a che punto è stata una strategia efficace. Beh, nel momento in cui sei nascosto dentro un albero, frate, è una strategia fallimentare. Scusa se mi sono dilungato in discorsi noiosi, accetta questo. Che cosa mi dai? Oh, danza spada, bella, questa poi la vediamo. Sei tu che hai posto fine al sogno di N, non dimenticarlo. Intanto N, secondo me, ha ancora qualcosa da raccontarcela. Ce l'ha. Dimmi tutto, collega. Per quanto riguarda il Team Plasma, dimmi. Racconterai tutto a me, agente della polizia internazionale, bell'occhio. I sogni mostrati dal fumo onirico di Musharna non sono che mere illusioni. Ah, parliamo di fumo, eh. Ne parlerai in caserma. I veri sogni sono quelli che si realizzano con le proprie forze. Stai zitto. Grazie, grazie a te, agente bell'occhio. Escludendo Gacis, rimangono tre saggi. Portati via il coglione, va. Deficiente. Alla ricerca dei tre saggi. Secondo me riusciamo a trovare anche gli altri tre oggi. Mi sa che oggi è appuntamento saggi. Intanto dammi questo. Mangia sogni, carina. Poi la vediamo. Vabbè, se potemo da... Ok, quindi finalmente abbiamo... Finalmente abbiamo finito l'antro desiderale dei sogni astratti, nascosti al buio della legge del cosmo. Sono un po' commosso, zie. Vi rendete conto che sono 30 episodi che dovevo andare qua dentro, zie? Assurdo. Lo abbandoniamo per sempre. Ciao, antro. Proseguendo, secondo me ci saranno altre zone. Tipo qua, no? Oh, che sei matto. Che cazzo ha fatto? Oh, vai a capire dove altro si può andare. Che non è così immediata la situazione. Perché comunque ci sono molte strade. Signore, devi proprio levare. Sennò... Vabbè, signor. Ci sono molte strade che possiamo prendere, non prendere. Poi, sicuramente, essendo che c'era, che abbiamo appena trovato un saggio, non credo che ce ne sia un altro nel breve periodo. Vi ricordate questo vecchio di merda che non ci voleva far passare? Ah, coglione, buh. Allora, vediamo un po' che c'è. Percorso 3. Rifamo tutto. Noi famo tutto, sì, non ti preoccupare. Allora, qua prosegui. Ma se io vado di qua... Ah, no, qua c'era la cosa. La pensione dei Pokémon. Qua non c'era niente perché c'erano solo dei bambini. Proseguiamo senza problemi. Ah, qua c'era la grotta. Però che grotta era? Non mi ricordo. Qua c'era una grotta che non mi ricordo che grotta fosse. Ah, sì, qua... C'ero mai tornato con Surf? Qua, no? Qua c'ero mai tornato, mi sa. Vediamo un po'. Anche che si trovano degli strumenti. A posto, a me va benissimo perché è nascosto. Elisir. Vabbè, sì, però non mi puoi mettere l'elisir. Una rosicata, dai. Metti tipo, che ne so, Master Ball, fune di fuga. Oddio, pezzo. No, sa stupido come un bulino. Tu ti direi che è il bulino? È un budino con la L. Scendiamo, vediamo che c'è. Frate, se non scendi ti do un cazzotto. Ma perché? Non lo so, sì, non lo so, non voglio sapere. Famo ergiretto. Oddio, è pieno di gente. Scusa, che grotta è? A che serve sta grotta? Calcio basso. Contro le regole, sei pazzo. Quindi ci sono gli allenatori allenanti. Alienanti. Ma lì si risale. Ah, secondo me è una grotta pseudo inutile in realtà. Cioè, non credo ci sia qualcosa... Effettivamente. Ma che è sta gente? Ma che fanno? Ma dei lottatori? Oltre ai giganti. Boh, sì, erano della gente lottatora. Qua erano qua a lottare, non capisco. Quell'altro strumento nascosto. Cos'è? Acqua magica. Forza magica. Boh, proseguiamo, nel senso. Non so se alla fine ci sia qualcosa. No, non c'è niente. Fuoco al colpo. Solo... Ah, solo strumenti così. Sì, sembra inutile in realtà, quindi... Per completezza noi l'abbiamo fatto perché siamo dei folli. Però non c'è niente qui sotto, ovviamente. Cosa ci aspettavamo? Ovviamente niente, no? Vabbè, torniamo in superficie. In super... Super, no? Usciamo da questo nefasto luogo. Però vabbè, completezza, sì, completezza. Noi siamo dei matti, quindi dobbiamo completare tutto ciò che è completabile. Proseguiamo e vediamo un po' quali altre zone misteriose. Allora, là c'eravamo andati, mi ricordo. Qua sotto c'eravamo andati. Frate, se clicco un'altra volta no mi ammazzo. Qua sì, c'è un cazzo. Non c'è veramente niente. Ok, proseguiamo oltre i Bork. Zefiropoli. Tra l'altro, rifare tutte queste strade mi rende nostalgico. E non vedo l'ora, sinceramente, di giocare a bianco 2 o nero 2. Secondo voi devo proseguire sul bianco?
bianco o devo spostarmi sul nero 2? Cioè c'è una logica nello spostarsi? Conviene, non conviene? Fatemelo sapere voi. Allora, io mi ricordo che qua sotto c'era, era bloccato, esatto. Possiamo tranquillamente proseguire perché qui in realtà c'eravamo già scesi, quindi è inutile che io stia facendo questa cosa. Sto solo perdendo del tempo prezioso. Infatti proseguirei senza indugio, col segugio, verso... Boh, non mi ricordo. Allora, sicuramente questa è la strada giù. Ah, sì, mi ricordo. Ah, qua c'è il bosco girandola. Mo, qua vatti a ricordare se c'era qualcosa da fare. Ma secondo me no. La superficie è ricoperta di muschio ed è piacevole al tatto. Che cazzo è? L'avevamo già vista? Che roba è? Che ce devo fare? Oh no, un altro mistero. Non me la ricordo quella roba. Mi sto infrattando. Ah, oddio, sì, me lo ricordo questo luogo di labirinti, labirintici. Ma guarda, labirinti, labirintici, ma non credo che ci siano delle zone nascoste che non abbiamo visto. Forse sì. Forse sì. Perché quello strumentopolo è lì? Ma qua c'era una persona che ci aveva detto fermate. Come ci arrivo della oh, matto? Secondo me si arriva da sto canale d'acqua. So matto magari, eh? Ma so convinto, frate. Secondo me là ci può entrare. Madonna, sei il mostro. Era qui il tizio. C'era un tizio, mi ricordo. Non mi ricordo se era qua il tizio o da qualche altra parte che bloccava. Sì, ma che è sta zona, oh? Questa ci poteva andare pure prima. Vabbè, sarà uno strumento inutile. Manco troppo in realtà. Ma no, questo è l'ingresso del bosco. Però aspetta, prima dell'ingresso del bosco. Madonna, sì, ma avevo saltato solo a raggio. Ma avevo saltato delle zone che non hanno un senso. Ma non è che se sono aperte posta. Caramella rara, meno male, un'altra. Perché secondo me se io vado qua e vado dritto, vedi che arrivo da qualche parte. Esatto, sono un genio. Argempolvere. Meno male. Meno male che abbiamo trovato questo strumento. Ragazzi, non c'è, non si sa, non potevamo andare avanti. Qua che cos'era? Scusa, che non mi ricorda. Questo è il bosco, no? Che cazzo è? Radura filosofia. Ma mo chi è qui? Ma è il secondo cane. Ma com'è il secondo cane? Sì, ma io che ne sapevo che c'è il secondo cane. È il cane della leggenda. Ma stai a giocare? Ma salva adesso, cattura lo stronzo. Vedi che serve fare back tracking. Che è tracking al contrario. Cioè sali così. Ecco, questo è coso, Virizion, sicuro. Ma ce l'ho le Pokéball. Vabbè, sti cazzi, ma catturiamo qua, l'ho salvato. Kikia! Vabbè, sì, guarda, veramente chi fa i suoni dei Pokémon è indeficiente. Questo è Virizion, il re della velocità, la leggenda della velocità. Guarda che bello, non infileresti il tuo meraviglioso pene a quegli zoccoli. A 42, eh? 42 gradi, ma non troppo. Intanto fammo una prova, così per vedere se lo disintegro. Assolutamente, a posto, vabbè, a sto punto. A sto punto attacchi al cazzo, metti alluce, spera di paralizzo e fa botte con Kikia! Virizion. Oh, è il secondo cane leggendario, ci manca il terzo. Completamente casuale, mi piace, godo. Così si scoprono le cose nei Pokémon. Allora, sembra d'erba. Sembra fatto interamente di erba. Spada solenne, perché attacca prima lui? Morto. Ok. Madonna, anzi, questa è la situazione migliore del mondo. Giga assorbi il coglione. Oh, speriamo che non si sveglia. Proviamo. Un altro turno dorme. Porca troia, anzi. No, si è avvelenato. Non te dovevi avvelenare, frate. Non te dovevi avvelenare. Non te dovevi avvelenare. Bisogna provarci adesso, immediatamente. La palla più veloce del West. Tanto non lo prenderò mai. Purtroppo morirà perché è avvelenato. Sì, ma questa è la leggenda. Ma come fai? Oddio, si è ripreso la vita però. Prova con la Ultra Ball. Che secondo me la Velox Ball è già perso di efficacia. Cioè, se non lo usi su Call of Duty, che cazzo le serve? Uno, due. Con una Ultra Ball, frate. Il cane della leggenda. Due metri di caneo, 200 kg. Le corna della testa sono lame affilate, muovendosi come un turbine, scuote e falcia fulmineo i nemici. Chi l'ha scritta? Un drogato? Mizio. Boh, Virizion, mi piaceva, faceva assonanza. Ciao, Mizio. Oh, frate, siamo pazzi. Sono felice. Vedi che le avventure non sono mai... non finiscono mai con il dreddonico dreddone. E voi ancora non vi siete iscritti a sto canale? Iscrivete se siete arrivato fino a quanto siete iscritto. A deficiente. Ci pensate che se uno ognuno di voi mi manda un amico suo, gli iscritti raddoppiano? Stiamo a scherzare, perché non lo avete ancora fatto? Repelli. Ma allora io direi di proseguire a questo punto, perché immagino che se abbiamo catturato Mizio, credo che non ci sia altro in questa zona. Era qui comunque quella persona. Io mi ricordo che c'era una persona che bloccava e secondo me era qua. Non ti faceva scendere qua. E boh, probabilmente si è sbloccato con la lega, non lo so. Qua mi ho fatto. A posto. Devo farmi il bosco? Non mi ricordo. Sì, mi devo fare il bosco. Che palle. Ah no, è il ponte. È vero, è il ponte. È il ponte più lungo dei ponti. È il ponte dei ponti. Ponte de nona. Ponte de decima, per quanto è lungo, frate. Let's go. A posto. Allora, Australopoli. Australopoli. Allora, qua ci eravamo già andati perché avevamo preso le cose, quindi è inutile, penso. Ma secondo me parlare con le persone è inutile. Una cosa che vorrei vedere in questa city, a parte che qua c'era Morimoto, come si chiama lì, il tizio. Questa è una città abbastanza misteriosa ancora per me. Nave reale unima, viaggio con noi tra sogno e lotta. Il biglietto costa $1000, porca troia, sì. Ma non c'ero mai salito, eh. Boh, proviamo. 733.000 euro, sì. Ma che è?
Air Titanic, la nave reale ti dà il benvenuto. Ma parte, ma se ne va. Ma dove va? Ma c'è una croce? Ma dove mi portano? Mi stanno rapendo, aiuto! Ma che cos'è? Tipo la MN Anna? Rilassarsi in una cabina? Cosa c'è di meglio? Frate, ma che dici? Quindi qui ci sono gli allenatori. Ah, ma qua era dove potevo prendere l'altro coso, eh? Ma non capisco. Allora, le stanze immagino siano inutili. Non ne conosco. I membri dell'equipaggio forse potranno aiutarti. Raga, voglio fare una cosa. Perdonatemi un attimo. Sì, rientra un attimo. Mi dirai perché? Perché voglio fare una cosa. Mi vedi se è vero. Sta a fare una cifra di roba, eh? Me lo dice che giorno è? Mi sa di no. Allora, vorrei Ok, è arrivato pomeriggio. Allora, voi mi direte perché sei tornato? Perché? Mo vediamo quanti so. È 6, infatti. Voi mi direte sei pazzo. Io ti dirò sì, sono completamente fuori controllo. Per favore chiamate le autorità competenti. Perché è sabato, zio. Cioè, no, è oggi, è lunedì in realtà che sto a registrare. Però per gioco è sabato. Perché, se non mi ricordo male... Oh, te vai, ferma! Non è per niente facile armonizzare il movimento con quello delle... Ah, non sei un allenatore, tu? Ma come no? Ah, li devo cercare. Oh, merda. Fenomenale, fenomenale. Vuoi sapere che cosa trovo così fenomenale? Questa nave, no. Che cos'ha esattamente di così fenomenale? È fenomenale, basta. Devo trovare gli allenatori perché li devo battere. Se io vado da qua, vediamo un po' che c'è. È il signore. Vabbè, sta a parlare. Che senso. Vabbè, no. Merda, ma come? Non hai capito, non hai capito. Allora, ho capito questa cosa. Hai un tempo limitato per battere gli allenatori che sono sempre negli stessi punti, ok? Quindi ci riproverò. 100.000 emozioni. Dovrebbe essere l'ultima questa, se non sbaglio. Dovrebbe avercela fatta. Mazza, ma che cosa era? Oh, Rotom. Ho un po' barato, ma questa non è una cosa che vi interessa. Nel senso che ho salvato ogni volta che ho uccidevo. Vabbè, Rotom è il giocatore più forte della storia. Ho salvato ogni volta che uccidevo una persona e poi andavo a tentativi cercando di trovare l'allenatore successivo il prima possibile. Perché hai 3 minuti di tempo. Allora, mamma, chi era? Hai 3 minuti di tempo per batterli tutti, che è impossibile. Ma dovrebbe essere l'ultimo questo. Merda, ho sbagliato. Terremotalo, ti prego, distruggilo. Ti prego, ammazzalo. All'omomola, sì, invulnerabile all'omomola. Levate, levate, te devi levare. Butterfree, cambia. Pure che sei paralizzato ce la puoi fa. Godo. Quindi le cazzate non ve le vorrei dire. Oh, ho sconfitto tutti gli allenatori, quindi ho preso l'iramella. E come la prendo? Chi me la dà? Vabbè, non so bene, leggere e scrivere salvo. Perché non so chi mi deve dare l'iramella. Intanto gustiamoci. No, volevo farvi gustare il panorama. Aspetta, non deve finire il tempo, levate. Il panorama. Oh, oddio, è il ponte. È il ponte Ah, anche la mappa ti dice dove sei. No, incredibile, pazzesco. Sta spawnando la città dietro. No, pazzesco, mi piace questa cosa. Questo gioco è veramente bello, raga. Io lo metterei senza dubbio nella top 10 dei giochi più belli a cui io abbia mai giocato. È tutto così collegato bene, ci sono un sacco di storie, di segreti, di robe. È una ficata questa roba, questo gioco. Assurdo. Stiamo tornando al porto. Ma praticamente devi fare il giro. Fai un giretto e arrivi al... E quindi possiamo vedere l'attracco. Ma qua posso camminare io? No. No, no, non mi fa perdere l'attracco. No, vabbè, pazzesco. Sono emozionato, vorrei piangere. Ma non lo farò perché sono un uomo, vero? Gli uomini non piangono, gli uomini sborrano dagli occhi. Immagino che io adesso arrivo lì, scendo e la signora... Siamo arrivati ad Austropopoli. Mi dai l'iramella? Congratulazioni, hai battuto tutti gli allenatori. Questo premio è per te. Iramella, GG, godo, godo. Ultima cosa che facciamo oggi. Intanto, ok, siamo arrivati ad Austropopoli. A questo punto mi prenderei la mia meravigliosa bicicletta e me ne andrei. Ad Austropopoli non mi ricordo se c'era qualcos'altro da fare, sinceramente, a parte battere il creatore del videogioco. Però quello che voglio fare è andare al castello a questo punto. Non mi ricordo precisamente le altre iramelle come si prendessero. Però in realtà nel corso degli episodi questa è una cosa che possiamo fare perché è una bella secondaria. Ne servono altre 3. Allora io eliminerei questo. Si chiama l'iramella alla statua. Darmatan. Uno lo vorrei catturare in realtà di Darmanitan. Però è difficile. Vabbè, l'ultimo magari lo catturiamo. Per ora li massacriamo e basta. Ciao bello, è stato un piacere. C'ho una ultra ball. No. Ti sei autoinflitto danno, idiota. Ok, 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 ci siamo, ci siamo. Signori, io vi abbandono qui. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Spero che vi siate divertiti in questo backtracking adventure. Lo chiameremo così. Dopodomani ripartiremo esattamente da qui e proseguiremo il nostro viaggio 2. Forse è il miglior metodo è fare questa roba. Cioè, nel senso, tornare indietro, rifarsi tutta la strada, cercare di non perdersi niente. Anche perché oggi abbiamo preso Virizion. Abbiamo dato un'iramella, abbiamo fatto la cosa, la nave. Quindi un po' di roba l'abbiamo...
l'abbiamo fatta e ve l'ho fatta vedere. Se siete arrivati fin qui, comunque fatemi sapere se mi sono perso qualcosa nel corso di questo percorso. Cioè se potevo fare altro e basta. Noi ripartiremo esattamente dal deserto della Quiete e proseguiremo verso Sciroccopoli. Poi andiamo a sinistra e vediamo un po' che altra roba c'è. Noi ci sentiamo alla prossima. Se siete arrivati fin qui, ovviamente commentate con gommage, altrimenti che senso ha aver scoperto questa meravigliosa parola? Se non siete arrivati fin qui, non sapete quello che vi sto per dire, quindi fottetevi coglioni. Ciao ragazzi.